Il nostro viaggio in Molise torna a Termoli per seguire insieme a voi un evento punto di riferimento dell'estate. Si tratta della mostra diocesana allestita qui in Episcopio, in Piazza Duomo. Quest'anno il tema della mostra è quello del genio femminile tra santità e bellezza. Un'iniziativa curata dalla Commissione Cultura e Dialogo della Diocesi di Termoli-Larino in collaborazione con il Museo Diocesano e l'Associazione Pietrangolare. Una mostra che parte dal passato, guarda al presente e si proietta verso il futuro, realizzata in collaborazione con artisti, coinvolgendo collezioni private e gli studenti del liceo artistico Jacovitti di Termoli, oltre ovviamente a tante opere che si trovano nelle tante chiese che compongono la diocesi di Termoli-Larino. Restate con noi per scoprire questa mostra e visitare anche una sala molto particolare. Incontriamo Don Marcello Paradiso, vicario episcopale per la diocesi di Termoli-Larino. Una mostra, punto di riferimento, quella organizzata durante l'estate, giunta alla 9ª edizione. Sì, credo che ormai sia diventata una tradizione abbastanza consolidata per la città di Termoli e per la nostra diocesi, questa mostra di arte sacra che organizziamo ogni anno qui proprio in Episcopio, nella casa del Vescovo. Il Vescovo apre la sua casa all'arte sacra, cioè il Vescovo accoglie nella sua casa tante opere d'arte presenti nelle nostre chiese, delle nostre comunità, e accoglie i visitatori, i turisti, quanti passano per Piazza Duomo, il centro della nostra città di Termoli. Quindi è un'opportunità che viene offerta, diciamo, durante l'estate alla città, insomma, e a tutti quelli che in qualche modo vogliono usufruire così delle nostre bellezze, no? Le tante bellezze a volte sconosciute presenti sul nostro territorio. Quest'anno la mostra ha come tema il genio femminile tra bellezza e santità. È una mostra che raccoglie alcune opere d'arte che rappresentano figure femminili, per questo il genio femminile, cioè la genialità della donna così come si è manifestata nella storia del cristianesimo e ha prodotto santità, e che è presente in alcune opere d'arte delle nostre chiese locali. Tra bellezza e santità, certo, è un sottotitolo intrigante, perché ci vuole dire molto semplicemente che la santità di per sé è bellezza, è il massimo della bellezza, perché la santità riflette la bellezza divina, quindi il santo per eccellenza è Dio, il bello per eccellenza, diciamo così, è Dio. Chi è santo è bello, possiamo dire così, sinteticamente riassumere questo sottotitolo, ecco. Certo, la figura femminile nella storia della Chiesa è stata sempre molto importante, ha espresso una sua singolarità e peculiarità per quanto riguarda proprio la santità. Possiamo dire che c'è una santità tipica femminile. Certo, si potrebbe pensare alla santità come un fattore comune, unico per tutti quanti i battezzati, e questo è senz'altro vero, ma la santità poi si incarna nella specificità delle singole persone. E direi che la specificità della santità femminile, ecco, riflette in maniera singolare la santità di Dio, no? Così come la santità maschile riflette allo stesso modo, in maniera singolare, la stessa santità di Dio. Cioè, la santità si incarna nella realtà umana quotidiana di ogni persona. Questo credo sia il messaggio di questa nostra mostra, alla fine, insomma, ecco. Certo, direi che è una mostra che stimola, che provoca anche, forse in un tempo in cui si discute molto di genere, distinzione di genere, eccetera, eccetera, no? In qualche modo noi vogliamo marcare la differenza di genere e dire che nella differenza e nella diversità c'è ricchezza. Non possiamo fare a meno della diversità delle santità, non possiamo fare a meno della diversità della santità di ciascuno di noi, non si può fare a meno della diversità della santità della donna, della diversità della santità dell'uomo, dell'anziano, del giovane. In ogni condizione di vita è possibile essere santo. Ecco, e la donna questo l'ha espresso in maniera eccezionale in 2000 anni di storia della Chiesa.
Tra le altre cose, nel suo intervento, parlando proprio di arte sacra, ha detto: l'arte sacra è la spia più luminosa di una testimonianza di fede. Sì, certo, questo mi sembra un principio abbastanza condiviso, anche storicamente direi. L'arte di per sé è una spia luminosa della cultura di una società, è la spia luminosa di una civiltà. L'arte sacra, in modo particolare, è la spia luminosa della testimonianza di fede del cristiano, che esprime la stessa arte sacra, direi. E questo mi sembra vero, cioè noi ci troviamo di fronte a volte a tante espressioni di arte sacra e cogliamo la testimonianza di fede di chi ha voluto esprimere quel manufatto di arte sacra. Nelle nostre chiese, nel nostro territorio, le tante opere d'arte ci attestano la fede dei tempi passati, come anche la fede della nostra contemporaneità, se facciamo riferimento all'arte sacra contemporanea. Ecco. Incontriamo Gilda Falcone, presidente dell'Associazione Pietrangolare, che ha condiviso e sostenuto questa importante iniziativa culturale. La vostra associazione è una realtà nuova che si sta formando e consolidando sul territorio. Sì, l'Associazione Pietrangolare è giovanissima, nasce l'anno scorso formando circa 40 giovani che sono diventati operatori di beni culturali ed ecclesiastici. Offrono un servizio di qualità a tutti i turisti, i pellegrini che questa cittadina accoglie, ma l'intera diocesi accoglie. Nello specifico per questa mostra offriamo un servizio di accoglienza. Abbiamo aiutato la progettazione e l'allestimento di tutta la mostra. In particolare la mostra è suddivisa in quattro aspetti. Il primo è quello della parte della valorizzazione delle opere antiche presenti nella nostra diocesi, che abbiamo individuato, selezionato e portato qui. La seconda area molto importante è caratterizzata dalla realizzazione di opere di arte contemporanea, realizzate quest'anno da artiste molto importanti, di riconosciuta fama, che hanno dato un valore aggiunto a questa mostra dal titolo Il genio femminile tra santità e bellezza, ognuna con le sue caratteristiche. Il terzo aspetto è la presenza e la partecipazione degli studenti del liceo artistico di Termoli, che ancora una volta hanno collaborato e partecipato realizzando opere di vari materiali e soprattutto focalizzandosi su questo tema. Ed infine il quarto e ultimo ambito è quello della sala multisensoriale, una sala allestita e realizzata proprio dai soci dell'Associazione Pietrangolare che vuole avvicinare i giovani, le famiglie al concetto di santità legato alla quotidianità. Troverete cinque vite di donne che nella loro vita quotidiana hanno cercato la bellezza e l'hanno resa anche santità. Il progetto della mostra giunta alla nona edizione Gilda è stato condiviso da varie realtà. Sì, innanzitutto è stato promosso dalla Commissione dei Beni Culturali della nostra diocesi. L'allestimento e la progettazione sono stati pensati ed elaborati dal direttore del Museo Diocesano, il dottor e architetto Ivano Ludovico, e insieme a lui una serie di professionisti che ci hanno aiutato nell'individuazione delle opere e nella realizzazione del catalogo, come Don Nicola Mattia, i docenti del liceo artistico e i soci dell'Associazione Pietrangolare.